Fiabe, regine, reginette, principesse e re, giganti, mamme, draghi, sono le fiabe del medico nissano Giuseppe Bitré, il filo conduttore dello spettacolo finale del laboratorio di teatro di Aldo Rapè. Una mise en spasso originale, nuova, dove i protagonisti sono stati essenzialmente il corpo degli allievi che hanno seguito le lezioni e le parole. Cosa si prova a salire sul palco da dilettante, però con l'amore nei confronti dello spettacolo e poi il senso della drammaturgia dello spettacolo per chi ci entra dentro recitando? Dunque, dilettanti sì, però quando fai un laboratorio sperimentale, in questo caso con Aldo, il nostro maestro, prima quinta, diventi un po' protagonista del percorso annuale del laboratorio che fai, per cui dimentichi se sei attore o non attore, perché vuoi vivere quello che andrai a fare quella sera e lo vuoi regalare agli altri, perché si vive un attimo come un viaggio dentro di sé, alla scoperta di quello che è il tema del laboratorio, in questo caso quest'anno Bitré col Pozzo delle Meraviglie, tira fuori. Per cui già cambia dalle commedie o altro, perché è proprio un lavoro di conoscenza interiore e anche terapeutico, molto terapeutico. Per il resto, drammaturgia, questa sera noi si parlava col maestro, con Aldo, che non sarà il classico spettacolo normale, quindi già l'anno scorso Ciaula prevedeva il copione, era una novella, è un lavoro di gruppo ma allo stesso tempo singolo, perché il mondo di Bitré alla fine è semplicemente il conto, quindi tutto quello che è stato tramandato nella storia è stato raccolto da lui, egregiamente raccolto e verrà spiegato, è tramandato a noi, quindi vogliamo in un certo senso regalare quello che lui ha fatto, e raccontando tutto ciò che gli anziani nei paesi, nelle visite ai suoi pazienti, fra loro si puntavano anche in siciliano. Per cui la drammaturgia sta proprio in questo elenco di fiabe che diventa il mondo di Bitré, integrato alla vita di Bitré. Il conto, quel racconto, retaggio di un mondo lontano che piace tanto a noi moderni, che si avvicina alle tradizioni tramandate dai nonni, che ha il sapore di casa, il calore dei sentimenti, che riaccende quella voglia di buono che ormai si è persa. Ecco, questo ha fatto Rapè, con il suo consueto stile in punta di piedi, entrando nel mondo degli allievi, ma invadente, ha interpretato lo stile narrativo di Bitré e lo ha fatto diventare scuola di teatro. E allora, prima c'è stato Rosso, poi ci sono state le miniere, adesso arriva Bitré. La scelta di Bitré perché nella drammaturgia, cioè nella scelta dello spettacolo, e poi, dato che ora c'è Bitré, quando arriva Pirandello? Ma Bitré arriva effettivamente un po' in ritardo. Bitré, io la chiamo la Bibbia Bitré, nel senso si dovrebbe forse iniziare da Bitré e poi fare tutto il resto. Noi abbiamo iniziato da Rosso di San Secondo. Bitré arriva sia per il centenario della morte che ricorre proprio quest'anno, ma perché ho creduto che dopo 5-6 anni di laboratorio con i ragazzi, molti loro mi hanno seguito un po' in tutto il percorso, dovessimo arrivare a un lavoro anche sull'attore particolare, l'attore che racconta storie, in maniera neutrale, semplice, senza costumi, con poche luci, solo con gli strumenti che un attore ha. Quindi a me piace arrivare alle cose con una giusta preparazione, ti rispondo così anche per Pirandello. Pirandello, io ho una paura di Pirandello, una grande ammirazione, non ho mai affrontato, se non in saggi miei personali quando ero allievo nelle scuole, Pirandello. Credo che forse è anche arrivato il momento dopo Bitré di poterlo cominciare ad affrontare. Un esperimento che può essere considerato un'avventura, una scommessa che è stata vinta da ciascuno degli allievi, che hanno calcato il palcoscenico, ognuno a modo proprio, con le proprie inclinazioni, ma tutti hanno raccontato un pezzo di storia, una favola, quello che in fondo resta.